Ciao ragazzi, buon giovedì pomeriggio con il sole 24 ore a fare un po' di chiarezza. Chiarezza che da questo canale proviamo a fare da un paio di giorni sulla questione stadio. Chiaramente il Milan ha il suo progetto, lo abbiamo esplicitato sia al cardinale, lo ha esplicitato sia al sindaco che a Fontana in regione e non a caso a Fontana. Perché la regione potrà dire la sua quando dalle parti politiche sinistrorse del comune cominceranno ad alzarsi i no del Partito Democratico già ampiamente annunciati, ma si sa che il Partito Democratico è il nemico di questo paese, quindi c'era da aspettarselo. E servirà una sponda in comune, in regione. Speriamo che ci sia, perché dalla regione, diciamo, non c'è mai stato un preconcetto contro la costruzione di uno stadio. Quindi, col Milan che sapendo bene le difficoltà da affrontare politiche. Ha deciso, stadio da 70.000 posti, ci dice il Sole 24 Ore. C'è già la cifra che il Milan è pronto a investire. Cittadella con squadra femminile e squadre giovanili. Insomma, si annuncia un progetto che, se realizzato per i tifosi del Milan, sarebbe veramente il massimo. Sarebbe veramente qualcosa di fantastico. Per i tifosi del Milan, per Milano, malgrado il PD e compagnia, malgrado loro, diciamo, sarebbe qualcosa di ottimo per Milano, malgrado i Monguzzi vari che adesso saltano fuori come funghi, oggi ne è saltato fuori un altro, ma non voglio neanche pronunciarlo. Quindi il Milan è deciso ed è partito. Ora vediamo. Se si riesce a far valere la forza della ragione, della logica rispetto a le schifezze politiche di questo paese. Dall'altra parte, il Sole 24 Ore ci dice quello che da giorni umilmente diciamo su questo canale. L'Inter non ha, mi spiace, però a me spiace dover sempre parlare di questi qua, ma veramente, però è per ribattere a certe cose che sono veramente insopportabili da parte della stampa. E quindi Sole 24 Ore chiarisce che ovviamente non c'è nessun piano B, non esiste, neanche Rozzano, neanche la terribile Rozzano, mi scuso con i rozzanesi, ma insomma non è che ci sia una gran fama di Rozzano nell'Interla, diciamo, e neanche lì, perché lì è un accordo vecchio fatto sembrare come se fosse stato, che non conta nulla, zero, vale zero. E quindi Sala non è stupido, è del PD, ma non è stupido, e quindi sa benissimo che alla fine San Siro non è che resta lì. San Siro andrà a loro, con i vari sconti, con i vari, insomma, pur di non perderlo, si accontenteranno di darglielo a questi qua fino a che riusciranno ad andare avanti, fino a che non arriverà una proprietà coi soldi però, coi soldi, non con i soldi del Monopoli. Quindi questo lo mettiamo per un attimo da parte, cioè sarebbe da discutere molto sulle dichiarazioni, però vedo che non lo vogliono fare in tanti, della Marilungo, cioè quella che era nel consiglio d'amministrazione della Juventus, che ai magistrati ha detto chiaramente come stanno le cose. Ora possono andare avanti a disdire Sky, a disdire DAZN, vado avanti a disdire tutto quello che vogliono, ma la verità l'ha detta la Marilungo. Hanno cercato di non farvela sapere in tanti, vedo che Studio Sport oggi proprio ha parlato di rimonte ha parlato Studio Sport, di rimonte, ma non ha parlato delle dichiarazioni, diciamo,
incredibili della Marilungo, secondo cui Agnelli in persona avrebbe forzato sul consiglio, sul CDA, per approvare bilanci non in regola, che lei sapeva non essere in regola, perché era a rischio altrimenti l'iscrizione al campionato. Queste parole mettono una pietra tombale non solo sui 15 punti, non solo sui 15 punti, ma su un'inchiesta che dovrà portare ad altro, gioco forza, dovrà portare ad altro, perché di qualcosa di molto più pesante, perché se loro in questo momento stanno giocando, stanno battendo alcune squadre con Pogba, Di Maria, Chiesa, Vlahovic e compagnia bella, è perché in questi anni hanno potuto falsificare, lo stabiliranno i giudici, hanno potuto fare ciò che dice la Marilungo, non ciò che dico io o ciò che dice Pinco Pallino, hanno potuto fare ciò che dice la Marilungo. Quindi non lo diciamo noi, non lo dice il giudice tifoso del Napoli, non lo dice chi era all'interno del CDA della Juventus. Se non fossero stati approvati quei bilanci, non potevano nemmeno iscriversi al campionato. Quindi, tantomeno avere Pogba, Chiesa, Vlahovic, con cui adesso battono le squadre. Quindi, queste sarebbero tutte partite da azzerare, da azzerare. 3 punti a tutti quelli che ba sono battuti dalla Juventus. Tutti quelli che vengono sconfitti sul campo dalla Juventus dovrebbero avere di risarcimento i 3 punti. Non si può uscire da questo discorso, quando dall'interno ti dicono che certe cose erano fatte perché sennò non c'erano neanche le condizioni per iscriversi al campionato. È di una gravità assurda, dovrebbe essere la notizia di ogni giornale, di ogni telegiornale, di ogni trasmissione che si occupa di sport. Sono dichiarazioni incredibili. Agnelli in persona. Agnelli in persona. Cioè, queste dichiarazioni sono allucinanti, sono peggio di quello che immaginavo, ma molto peggio. Non pensavo ci mettessero così la faccia loro direttamente. Vi invito a sentire, oggi ho sentito Gigi Moncalvo su Visione TV parlare di questo argomento. Diciamo che chiarisce bene come stanno le cose. Io vi invito ad andare ad ascoltarlo perché. Ragazzi, i 15 punti sono nulla, altro che rimonte, rimonte di che cosa, rimonte, rimonte di che cosa. Giocano con giocatori che non si potevano permettere, ma quali rimonte? Ridate indietro i 3 punti a tutte le squadre che avete battuto in questo campionato. Basta, basta, basta questo circo mediatico che cerca di chiudere gli occhi a tutti. Le dichiarazioni della Marilungo tutti le devono sapere, le metto in copertina, le metto in copertina perché tutti lo devono sapere. Cosa è successo e cos'è successo in questi anni? Cosa ha consentito loro di avere la squadra che hanno oggi, che non potevano permettersi di avere? Non se lo potevano permettere. Quindi vanno risarcite le squadre che perdono contro la Juventus. Non è difficile, è lì, sono dati da vedere, e io oggi mi devo sorbire 2 servizi di Sport Media in cui parlano di rimonte, 73 punti, ma basta, ma veramente basta, basta. Oh, va bene, domani ci occupiamo solo di Milan, promesso, perché domani è venerdì, è giorno di vigilia, quindi faremo un'analisi tattica al mattino della partita. Che ci aspetta con la Fiorentina perché ci saranno dei cambiamenti e ovviamente poi commentiamo le parole del mister in conferenza stampa. La partenza della squadra sarà domenica mattina in treno col Frecciarossa, quindi gesto di fiducia del mister verso i ragazzi che li fa dormire a casa anche la sera della vigilia. Vuol dire che c'è fiducia, vuol dire che è tornato un buon rapporto. E quindi domani vi invito a seguire l'analisi tattica domani mattina. Se vi va, andate a rivedervi il video di questa mattina in cui tutto quello che poi oggi è stato detto dal Sole 24 Ore mi sembra di averlo preso
Bello, bello, preciso, preciso. Ora pronti perché ci sarà da lottare contro i Monguzzi di turno. E non è un'offesa a Monguzzi, non sto dicendo contro i Monguzzi di turno. Ciao ragazzi, forza Milan sempre, forza Cardinale. Se riesci a fare questa cosa qua, è una bella medaglia sul petto. Ciao ragazzi, a domani.